Ben ritrovati amici e amiche di Weekend Dance, ci troviamo a bordo della nave Preziosa, l'ultima nata della flotta MSC Crociere, Genova, il varo di questa fantastica nave, con le telecamere di Weekend Dance, con tanti ospiti, Sofia Loren, Ennio Morricone, Gino Paoli, ma soprattutto i protagonisti, i croceristi che sicuramente almeno una volta l'anno faranno una crociera su questa bellissima nave. Preziosa e Weekend Dance, lo spettacolo comincia. See the skies are blue, I see rivers falling to the sea, I see the mountains high, it's in my memory. Old house on the beach, reflection of the moonlight in the sea. È il caso di dire Genova diventa preziosa questa sera. Bella, sì, sì, speriamo che sarà bella sicuro. Morricone, Gino Paoli, insomma c'è un grande spettacolo. La madrina Sofia Loren che ormai è immancabile. Fa parte della nave come le scialuppe. E la nave che è bellissima, quindi insomma no, siamo tranquilli. E, insomma, un'altra nave, aggiungere un'altra nave a una flotta già cospicua vuol dire che le cose vanno bene. E ci fa solo piacere, insomma, per non solo per la MSC, ma per chi ci lavora, per le migliaia di persone che hanno un posto di lavoro. E che sembra questo che... è importante. Ben vengono gli imprenditori come Aponte a realizzare queste navi, esatto. Amici di Weekend Dance, il mondo è veramente piccolo, l'ho conosciuto più di 30 anni fa, ma non sveliamo l'età, però... Diciamolo, però 30 anni fa io ero già grande, fate voi i conti. È vero, perché lei è quella che ha inventato un po' tutta la televisione, lei che è una talent scout, è la signora Gianna Tani, come stai? Benissimo, non ho inventato per fortuna la televisione perché c'era, ma ho forse inventato un modo per fare casting. Hai anticipato tutto, eh? Per cercare i volti nuovi, per fare appunto la talent scout. Ma mi diverto perché lo faccio ancora e quindi vuol dire che sto bene. E poi è una donna bellissima che si ricorda di tutti, anche di me, anche se sono passati diversi anni, però sempre un piacere ricordarla. Noi abbiamo fatto un provino qualche mese fa. Qualche mese fa. Qualche mese fa, e allora adesso lui si tinge i capelli di grigio per fare così, per dare più fascino alle signore. E allora noi lo corteggiamo. Gianna, questa sera Genova diventa preziosa, questa nave bellissima della flotta MSC Crociere. Bellissima, sono affascinata, ho fatto tanti chilometri per girare tutti i ponti, però molto molto bella. E adesso così partecipiamo al varo vero con la bottiglia di champagne e questo è veramente, sarà indimenticabile. Buonasera Galiani, come stai? Bene, grazie. Benvenuto su questa nave fantastica. Genova questa sera diventa preziosa. Assolutamente sì, è bellissimo, le navi di MSC sono meravigliose, noi siamo molto contenti di avere come sponsor MSC. Una flotta tutta italiana e questa è la 13ª nave di una flotta prestigiosa, la più importante compagnia di navigazione. Assolutamente sì, il presidente Aponte, Pier Francesco Vago hanno fatto veramente un lavoro straordinario. Mister, buonasera, benvenuto a bordo. Buonasera, grazie, buonasera a tutti. Nave bellissima, preziosa della flotta MSC Crociere. Il suo rapporto con le crociere com'è, mister? È buono perché l'anno scorso abbiamo fatto la crociera rossonera, è stata una bellissima esperienza. Vediamo di ripeterla anche l'anno prossimo, anche quest'anno ormai, perché siamo quasi alla fine. È sempre bello quando imprenditori in questi periodi molto negativi riescono a creare delle navi così belle che possono portare anche molto lavoro. Ma credo che siano delle iniziative veramente importanti in questo momento di grossa difficoltà economica del paese, dell'Europa,
in generale e soprattutto creare posti di lavoro, credo che sia un buon inizio e soprattutto una speranza per il futuro visto il momento che stiamo passando. Quindi prossimamente lei deciderà di andare a bordo della Preziosa per farsi una crociera in totale relax? Ma credo quasi sicuramente di essere a bordo con la crociera rossonera a giugno. Quindi a fine campionato? A fine campionato. E per il secondo posto Napoli o Milan? Ma noi veniamo da Napoli, mister, mi dica un pronostico. Ma accontentiamo secondo il Milan adesso il Napoli. E Milan-Napoli come finirà a metà aprile? Se vediamo un pronostico. No, ma se vogliamo arrivare a secondi bisogna cercare di vincere, anche se il campionato è lungo, sono molte squadre. Quindi Balotelli o Cavani? Balotelli o Cavani? Sono due grandi giocatori. Siamo pronti? Siamo prontissimi. Ci becchiamo sempre a Napoli, però la Marco stretta anche qui a Genova. Allora, Preziosa, 13ª nave di una flotta importante come la MSC. Beh, è proprio Preziosa perché è una nave bellissima che è l'orgoglio del Made in Italy italiano. Ecco, poi naturalmente sponsor anche del Calcio Napoli, quindi avvalla ancora di più. Sicuramente. Abbiamo chiesto prima ad Allegri, che è nel parterre, un pronostico sul secondo posto, non si è voluto cimentare. Lei? Io nemmeno mi voglio cimentare. Quando sei vicino a me, questo soffitto violano non esiste più. Io vedo il cielo sopra noi che stiamo qui abbandonati come se non ci fosse più niente. Più niente al mondo, suona un'armonica, mi sembra un organo che canta per te e per me. La presenza di una bellissima Elena Santarelli, come stai? Bene, bene, grazie, sono molto felice, è il primo varo che faccio. Il tuo rapporto con le crociere, ami andare in crociera? Mi piace, sono nata anni fa con i miei genitori, ho regalato la crociera con loro, quindi anche io l'ho provata per la prima volta e ho fatto un regalo a loro e loro si sono divertiti come anch'io con il mio compagno, insomma tutti quanti, anche perché è una mini città alla fine. È vero, poi naturalmente è una città che cammina, dove ci sono tanti divertimenti, dove uno può passare 7 giorni in totale relax. Esatto, puoi scendere se hai voglia di scendere oppure rimani a bordo con tutti i comfort e poi si possono fare tante belle amicizie con altre persone che vengono da altri paesi. Quindi sicuramente la prossima crociera a bordo della Preziosa di MSC. Mi piacerebbe andare in Grecia. Per me è la prima volta anche in assoluto che io salgo su una nave, quindi sono anche molto emozionata perché sono arrivata e già dovevo un attimo ambientarmi in velocità ed è grandissima, quindi insomma io non sono abituata ed è veramente bello, ho cercato di girarla un po' ma è talmente grande che dovremmo star qui una settimana. Quindi magari prossimamente deciderai per una crociera MSC? Certo, MSC. Assolutamente, assolutamente sì. Adesso il varo, dopo magari se avrai tempo tra domani e dopodomani vedrai tutta la nave perché è molto grande. Sì, ho visto, l'ho vista, è bellissima, bellissima. Thank you.
con noi il direttore generale Domenico Pellegrino. Benvenuto su Weekend Dance, Domenico. Grazie, saluti a tutti voi. Allora, questa sera Genova diventa preziosa. Genova diventa preziosa e abbiamo qui un gioiello della cantieristica mondiale, orgoglio italiano perché c'è tanta Italia a bordo e ci piace presentarlo qui. Siamo molto contenti anche in un momento dove tutti parlano di crisi piuttosto che di depressione economica, abbiamo la fortuna di poter dare a questa città, ma a tutta l'Italia, l'opportunità di un evento straordinario. Un evento che significa anche economia, significa lavoro, significa benessere, significa un po' più fiducia nel futuro. Soprattutto in questi periodi, come dicevi prima, ci vuole tanto coraggio di imprenditori, perché tu ci insegni, quando il periodo non è positivo bisogna magari incentivare il lavoro, l'economia. Voi siete bravi in questo. Ma una delle prime regole del marketing è quella di vedere nei momenti dove ci sono minacce delle opportunità. Sicuramente oggi ci sono delle grandi opportunità sul mercato, bisogna tenere duro, avere il coraggio delle proprie idee, dritto per la propria strada. L'abbiamo fatto negli ultimi 10 anni e siamo intenzionati a continuare. Secondo la tua esperienza, che da oltre 20 anni sei nel mondo del turismo, come si muove il popolo crocieristico per il 2013? C'è un aumento di persone che vogliono in totale relax condividere una crociera? Mai come oggi c'è stata voglia di crociera, soprattutto con navi così straordinarie, con grandi opportunità di vacanza, che significa anche libertà, perché oggi le navi hanno interpretato al meglio le esigenze dei consumatori, dando mille occasioni, mille opportunità di intrattenimento, ma anche appunto libertà di orari, di costruirsi il proprio prodotto, la propria vacanza come meglio aggrada. La possibilità di avere delle politiche di pricing, quindi diciamo un sistema tariffario che è capace, scegliendo il periodo giusto, la durata giusta, il tempo giusto per prenotare, l'opportunità veramente a tutti di vivere un'esperienza che non è solo lussuosa, è proprio indimenticabile, straordinaria. Io penso che una crociera MSC se la meritano tutti. Poi la cosa bella è che la compagnia appunto di navigazione MSC Crociere è l'unica flotta completamente italiana, un'identità tutta italiana. Ha un'identità tutta italiana, comunque è anche una struttura internazionale, perché vive in 50 nazioni diverse, offre a livello globale le sue crociere. L'anno scorso abbiamo avuto più di 180 nazionalità a bordo, ogni settimana abbiamo in media 45 nazioni diverse rappresentate dai nostri passeggeri, quasi altrettante dal nostro equipaggio, quindi essere a bordo di una nave MSC è anche vivere l'Italia nel mondo, perché c'è l'occasione, l'opportunità di vivere un'esperienza che è al tempo stesso internazionale, pur vivendo in un luogo dove si mangia, si beve, si tocca, un qualcosa che è prodotto all'80% in Italia. E poi la nave preziosa va a rimpinguare la 13ª nave della flotta MSC. 13 porta bene a Napoli, ma porterà bene tutto il mondo. Diciamo della nuova generazione, sono 12 navi, questa è la quarta della serie Fantasia, della classe Fantasia, navi da 4.000 passeggeri. Completiamo quindi un piano industriale che avevamo annunciato nel 2001 e oggi si completa.